Seconda edizione della manifestazione Gustus. Con me tanti ospiti. Abbiamo Ciro Iengo, presidente dell'associazione culturale Loro del Miglio. E con noi anche l'archeologo Giuseppe Maggi. Stasera parliamo anche, fra le varie culture, parliamo di pane. Beh, il pane quotidiano è essenziale nella vita di ognuno di noi, visto che nel pomeriggio, con Nudi Branco, abbiamo immaginato e abbiamo discusso di quanto era all'epoca che fu, si mangiava, non potevamo sottrarci a quello che è la nostra terra, il grano, la farina, il pane. E io ho sentito il bisogno, la necessità e l'orgoglio di chiamare un mio carissimo amico che mi ha fatto appassionare all'archeologia, nella persona di Giuseppe Maggi, nel lontano 80, quando io muovevo i miei primi passi nella politica e che poi ho abbandonato. Ho abbandonato e mi sono dato, ecco, a quello che fa la terra. Quello che mangiamo è interessante per noi, per la salute, quindi noi siamo quello che mangiamo. Oggi, avendo fatto quella seduta spiritica, perché abbiamo parlato con gli antichi romani, ci hanno suggerito il garum, per esempio, per condire un buon piatto di pesce che poi noi produrremo di qui a prima di Natale nelle scuderie di Villa Favorita. Ho chiamato Giuseppe, è corso da noi perché io ho fatto preparare da un fornaio, ma la mia intenzione, la nostra intenzione dell'Associazione dell'Oro del Miglio è di fare un consorzio tra i fornai per mangiare come si mangiava quando non c'era un benché minimo di fumo, non c'era un benché minimo di atmosfera ozonica. Quindi la speranza, nonostante adesso c'è, almeno nella forma, di mangiare il pane degli antichi romani. Qui ci stanno due pagnotte e ne parlerà il grande archeologo Giuseppe Maggi. Allora, ci spiega un pochino, allora, queste due pagnotte, come sono fatte, da dove provengono, la loro storia. Io ovviamente parlo da archeologo. L'unica pagnotta che si conserva dell'antichità romana è stata trovata a Ercolano, nella casa dei Cervi, ma è stata trovata in epoca borbonica. Non tutti sanno che, a differenza di Pompei, Ercolano conserva tutti i materiali deperibili, quindi i cibi, le stoffe, i legumi e tante altre cose, il legno, perché le circostanze dell'eruzione furono molto diverse. Pompei fu coperta da cenere e lapilli, quindi anche i calchi delle vittime praticamente sono fantasmi degli antichi, sono gessi che possono portare dentro delle ossa o anche non portarne, perché è stata la colata di gesso inventata dall'archeologo Fiorelli in tutte le cavità a creare le forme, appunto, delle vittime, anche degli animali e anche sagome, per esempio, di infissi. Ercolano invece, essendo stata sommersa la città, che era una città marittima, da un'alluvione fangosa che è discesa dal vulcano e che si è subito solidificata. Se pensate a quello che è successo a Sarno alcuni anni fa, questo fango, solidificandosi subito, conserva intatte dentro di sé tutte le forme di vita che esistevano nell'antichità.
l'altezza di questa colata di fango è di media di 18 metri, ma può raggiungere anche metri di più, piuttosto che di meno. Quando si parla di lava, c'è stata lava ercolana, ma solo per l'eruzione del 1631 che ha coperto la periferia di Ercolano, per esempio la villa dei Pisoni o dei Papiri, la famosa villa dei Papiri, ma Ercolano è stata coperta dal fango. Quindi ho avuto l'occasione negli anni 80 di voler scoprire, in contrasto con quello che avevano sostenuto archeologi anche di grande prestigio, fra cui Amedeo Maiuri, col quale ho lavorato 10 anni, ho voluto dimostrare che non era possibile che gli abitanti fossero fuggiti. Amedeo Maiuri, avendo scavato, messo in luce gran parte dell'Ercolano che oggi conosciamo, perché come si sa i Borboni hanno eseguito queste loro esplorazioni solo in tunnel sotterranei. Poi c'è stato un breve periodo in cui hanno scavato all'aperto in quello che si chiama il Cardo Terzo di Ercolano, e in più fasi sono andati avanti lungo questa strada, ma poi era molto difficile e poi quello che si scavava subito collassava e quindi è diventato, diciamo, un ricettacolo di immondizie fino a Maiuri. Maiuri dal 1924 in poi, da quando è venuto a Napoli da Rodi, ha scavato gran parte dell'Ercolano che conosciamo, però ci mostra un Ercolano che è idilliaca, nel senso che, appunto, siccome conserva tutti i dettagli, noi entrando nelle case troviamo le porte ancora che girano sui cardini e troviamo tutti gli oggetti deperibili, e allora lui, non trovando la tragedia, cioè le vittime, insomma, in tutto, fino a Maiuri, in tutta la Ercolano conosciuta, non arrivavano a 10 le vittime individuate, e allora si pensava che fossero persone rimaste a custodire i propri beni o i beni dei loro padroni, mentre la gran massa era scappata in direzione di Napoli. Cosa impossibile secondo me, perché anzitutto c'era il maremoto e poi la città era inter duas fluvias, cioè fra due fiumi, che anche se non erano fiumi veri e propri, erano sempre dei rivoli d'acqua che oggi ancora portano le macchine a mare. E poi era una città marittima, mentre oggi il mare è a mezzo chilometro, perché c'è stata questa grande colmata di fango. Quindi questo fango, solidificandosi, ha creato questa tragedia che io ho avuto l'occasione di scoprire perché l'ho cercata. E quindi con l'aiuto della National Geographic Society negli anni 80 ho messo in luce, per cui feci una conferenza anche a Washington e tutti i giornali americani, a cominciare dal New York Times, dal Washington Post in prima pagina, hanno riportato questi avvenimenti. E perché appunto la tragedia, scavando, io feci un saggio pagato non dal Ministero dei Beni Culturali, che aveva pochissimi soldi, ma grazie all'aiuto del provveditore alle opere pubbliche Paolo Martuscelli, il quale mi mise a disposizione, diciamo, mi fece fare un saggio verso la zona meridionale delle terme suburbane che finivano nell'acqua, perché c'era ancora una sorgente, insomma, che tuttora esiste. E quindi scavando nell'acqua, a un certo momento si intravide una vittima e gli operai dissero: "Oh, morto, oh, morto", se non che questa si intravide e fuggì. Dopo pochi giorni riuscimmo a recuperare 3 vittime e questa notizia girò nel mondo.
E per cui appunto si fece questa conferenza stampa a Washington, perché io ebbi l'occasione di avere l'aiuto tramite l'ambasciatore degli Stati Uniti, l'aiuto degli americani con i quali abbiamo lavorato. E quindi grazie al contributo degli americani abbiamo messo in luce quella che era la parte marittima di Ercolano, una barca e poi le vittime che stavano ancora anche nella gestualità, così come erano state sepolte, cioè erano persone che avevano ancora i vestiti addosso, i cappelli in testa, e poi nella gestualità, ad esempio donne che cercavano di proteggere con le mani dei ragazzini, una donna che si era accosciata perché stava per partorire e si è recuperato, insomma, il corpicino di questo bambino che non ha mai visto la luce. Quindi la tragedia di Ercolano. Ecco, io purtroppo, voglio dire, sono stato l'autore di questa grande tragedia di Ercolano, per cui mi hanno dato anche dei riconoscimenti, fra cui la cittadinanza di Ercolano. Allora, io volevo e ci tenevo moltissimo. Ci tenevo moltissimo affinché stesse con noi appunto uno degli archeologi più edotti della storia dell'antica Ercolano e quindi dell'antica Roma, per venire a questo Cibus Vesuvius Gustus, che ci ha dato l'opportunità in questa giornata di conoscere tante persone, ma ancora di più nei giorni precedenti. Chef, ristoratori, trattorie, produttori, qui c'è la Fiammante, con noi c'era uno che produce il miele, Radio Siani che hanno messo su il pizzino, che è un pomodorino messo nel barattolo di vetro. Insomma, noi stiamo cercando di riportare un amore verso il territorio, per il territorio, facendo anche capire cosa mangiavano gli antichi romani, cosa mangiavano i Borbone e cosa dobbiamo mangiare noi dal punto di vista di salute. Motivi per i quali stiamo organizzando una conferenza sulla qualità della vita, per la quale tu farai parte, che andrà quasi sicuramente prima delle feste, se ce la facciamo, e nella conferenza sulla qualità della vita si parlerà tanto di questo cibo, ma ancora di più sarà poi promosso e valorizzato questo menù borbonico accoppiato a questo cibo della città di Ercolano per una ripresa culturale della tavola, perché per me è necessario essere cultori della tavola, perché come esiste la cultura per l'archeologia, l'arte, la monnezza, diciamo che dovrebbe essere una cosa della cultura, deve esistere una cultura della tavola. Con noi ci sta un subacqueo dell'archeologia, di quella di Bacoli, e che con lui oggi pomeriggio, unitamente, come ho già detto precedentemente, ad altri chef, faremo una giornata dedicata, come se dovesse essere una giornata epicurea, perché Epicuro è stato il grande filosofo che amava le donne, amava il vino, amava la città, amava il bello della vita, e noi faremo una giornata epicurea dove tutti insieme poi degusteremo questi prodotti particolari. Niente, per me è un piacere collaborare a questo progetto, diciamo, di creare questo menù dell'epoca. È stato un onore per me stasera avere al mio fianco, insomma, il dottor professor Maggi. E stasera ho capito anche un'altra cosa importante, che io l'avevo vista sempre con occhi diversi.
quello che Ercolano può essere la capitale della conoscenza dei materiali reperibili a livello mondiale, perché da là noi abbiamo il piacere di capire, come giustamente diceva prima il dottor Maggi, quello che erano, diciamo, le abitudini alimentari, quello che erano cioè tutte quelle cose che non li abbiamo trovato sott'acqua, abbiamo trovato materiali, diciamo, di carattere diverso, come piatti, come attrezzature che potevano servire per elaborare, insomma, dei pranzi, le anfore che contenevano il vino, l'olio e quant'altro. Insomma, stasera è stata una cosa fantastica sentire questo primo intervento. Insomma, mi onora essere insomma, partner di questo gruppo insomma, che stiamo portando avanti, e non mancherò sicuramente, insomma, a questi esperimenti, alla valorizzazione della nostra dieta, possiamo dire dieta mediterranea dell'epoca, insomma. Va bene, grazie, grazie di fare un applauso al nostro Giuseppe Maggi. È sempre un piacere ascoltarlo, perché per me sono sempre lezioni di vita quando sto con lui. Un po' l'etica professionale, un po' perché l'archeologia si fa. Ringrazierei tutti i nostri ospiti, e restate con noi perché le sorprese non finiscono qui. È importante, secondo me.